Il cedimento delle volte di via Carducci, danneggiate dai torrenti sotterranei Chiave e Sette Fontane, dal traffico, è più grave del previsto e il cantiere si protrarrà almeno per 15 mesi. Un intervento non rinviabile, come ha spiegato stamane a Sveglia Trieste l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi. È un impegno non da poco, un impegno importante. Abbiamo avuto questa emergenza per quanto riguarda i cedimenti del torrente, cedimenti dovuti a diversi fattori che riguardano sia il traffico veicolare, ma anche il passaggio e l'erosione dovuta alle acque che passano poi all'interno sotto il torrente. Quindi c'è questa necessità di intervenire sulle volte. È stato quindi raggiunto un accordo con l'ex Catto e Acegas, il comune, per affrontare la tematica e la problematica con un intervento economico anche da parte dello stesso comune, per la parte di competenza. Un intervento che non può essere assolutamente post-datato, un intervento che deve essere fatto proprio per la sicurezza di tutti È quanti. urgente. L'attuale sistemazione dello scorrimento del traffico dovrà quindi essere prolungata. L'impegno, anche economico, per l'intervento che mira a mettere in sicurezza le volte sette ottocentesche in pietra e malta è notevole. Intorno a 1 milione da parte del comune, il totale è oltre ai 2 milioni. E è un intervento importante che sarà gestito come stazione appaltante da Cegas, comunque coadiuvato per quanto riguarda le autorizzazioni e comunque le varie verifiche eccetera da parte del comune, quindi l'area lavori pubblici, e investirà quindi tutta la via Carducci. Verrà poi gestito anche il livello di traffico, lo stesso cantiere per quanto riguarda le problematiche poi relative al traffico.